Piante che si arrampicano sulle facciate dei palazzi popolari di Via Turchia, coprendoli di verde, piante che avvolgono il mercato coperto con prodotti a chilometro zero che a breve aprirà i battenti in Via Giordano nel cuore del macrolotto zero. Prato Urban Jungle prende forma attraverso i progetti preliminari appena approvati dalla giunta comunale. Oggi la presentazione degli interventi, a cui si aggiungono anche la riqualificazione della sede di Consiag Estra in Via Panziera, che sarà completamente coperta dalle piante, e la serra urbana, inizialmente prevista davanti ai palazzi di Via Turchia, è poi spostata nello spazio verde tra la Maison du Monde e la Multisala al Parco Prato. Progetti ambiziosi di urbanistica green, ma anche di recupero di aree degradate, che portano la firma di grandi nomi del settore quali Stefano Boeri, Stefano Mancuso e PNAT, con il coinvolgimento tecnico-scientifico di CNR di Green Apes. La coalizione di Prato Urban Jungle serve anche a dare un'opportunità importante di rinascita a quegli spazi. Lo stesso vale per la serra che porteremo nella zona del Parco Prato. Il cronoprogramma prevede l'approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi per aprile, di conseguenza si ipotizza che le prime piante saranno visibili in estate. Al mercato coperto Urban Jungle si intreccia con il progetto di riqualificazione urbana PIU, che oltre alla trasformazione in mercato della fabbrica di Via Giordano conta la realizzazione della media library tra Via Filzi e Via Pistoiese e il playground tra Via Giordano e Via Colombo, che sarà inaugurato il prossimo 21 dicembre. All'ingresso dello spazio ci saranno piante gestite con tecnologia a bassa manutenzione, mentre all'interno saranno sistemate nell'area ristoro. La cosa particolare è che qui ci sarà la più grande fabbrica d'aria mai realizzata. Attraverso l'impiego esclusivamente delle piante, quindi l'aria verrà pompata all'interno di teche di cristallo in cui ci sono delle piante particolari che passando depurano l'aria e la rimandano completamente depurata dai batteri al 99,9%. Il comune non attenderà l'arrivo della giungla per aprire il mercato. L'idea è quella di fare una sperimentazione già da gennaio, attuando una gestione diretta degli spazi in modo da poter affinare il bando a cui la giunta sta lavorando. In via Turchia, attraverso cavi in acciaio ancorati lateralmente, le piante rampicanti copriranno le facciate dei palazzi di edilizia popolare, permettendo anche di mitigare la temperatura delle parti esposte a sud. Il verde dovrebbe essere irrigato con l'acqua piovana di recupero. La realizzazione dell'intervento è legata al progetto di efficientamento energetico dei palazzi a cui sta lavorando EPP. La manutenzione del verde dovrebbe essere affidata a Consiag Servizi.